Ciao Olio, come state? Spero tutto bene. Penso che questo video sarà uscito quando ho già fatto il concerto a Roma del 6 ottobre. Ci vediamo quindi il 13 ottobre, un concerto a Samarate, e il 20 ottobre in provincia di Catania. Chiudo questa piccola parentesi, voglio oggi parlarvi di qualcosa che ha poco a che fare con la musica, ma qualcosa estremamente vitale e utile per tutti voi. È una cosa anche al di fuori della musica, ma si è creato tra di noi un rapporto dove io, se ho dei consigli fraterni che veramente darei al mio migliore amico, al mio fratello, al mio familiare, qualsiasi, io li voglio dare a voi perché sento che con voi posso condividere qualsiasi cosa. Quindi oggi voglio parlarvi di due app che ho sul mio telefono e che mi hanno salvato la vita in tantissimi casi. Sono app gratuite che puoi scaricare su Play Store, nessuno mi ha incaricato di fare pubblicità perché so già che ah, quanto ti hanno pagato per dire che nessuno mi paga niente, io condivido ciò che piace a me e lo faccio con estremo entusiasmo proprio perché mi piace, utilizzo queste app e voglio, cioè voglio, non ci guadagno niente, voglio, se le trovi carine magari possono salvarti la vita in alcuni casi anche a te. Voglio partire subito dalla prima app. La prima app si chiama Ufficio Postale, essenzialmente è l'app delle poste italiane. Siccome io vado spesso in posta per spedire i miei CD, per chi me li richiede, il CD, il disco Resto in Silenzio, vado spesso in posta, vado anche 3-4 volte a settimana, cosa succede? Che ogni volta che vado lì trovi un casino incredibile. Allora andavo attrezzato solitamente di libri che non riuscivo a finire di leggere, andavo lì, andavo avanti anche io 80 di 100 pagine, il che ringraziavo le poste da un lato, dall'altro però perdevo comunque quell'ora, ora e mezza, dipende da quanto casino c'era. Quando ho scoperto che esiste l'app, ovvero mi hanno detto su Facebook dei miei amici che esiste quest'app. Ora, quest'app che cosa ti consente di fare? Ti consente di prenotare un orario e andare a quell'orario, così quando tu entri nell'ufficio ti chiamano, fai la tua operazione e te ne vai. Ora la mia domanda è: ma se esiste questa comodità bellissima, perché nessuno ne parla? Perché nelle poste non c'è scritto scaricati l'app che renderemo un servizio migliore a tutti? Forse perché qui in Italia quando ci sono le cose belle non le dire a nessuno, cioè, perché se poi lo facciamo tutti, non è che se tutti hanno il telepass allora le autostrade della corsia del telepass si rallentano, cioè funziona così. Se il servizio è buono per tutti è tutto più fluido. Non è che, come disse una volta un mio insegnante di pianoforte, adesso ragazzi in questa classe io vi dirò una cosa, un segreto di tecnica pianistica, però non ditelo a nessuno, non si deve sapere. Perché chiaro, beh, se c'è qualcosa che può essere utile a tante persone, può far bene a tante persone, ditelo, divulgatelo il più possibile, almeno questa è la mia filosofia. Quindi con questa app essenzialmente accendi la posizione, trovi l'ufficio postale più vicino, scegli l'orario in cui andrai e hai 8 minuti. Puoi ritardare massimo di 8 minuti, altrimenti poi ti salutano. Io vado sempre in anticipo, quindi devo aspettare. Hai 8 minuti per presentarti. Non appena sei dentro, passi il cellulare nel codice a barre del macchinario che hanno l'imposta, tac, 2 minuti ti chiamano, fai l'operazione e passi davanti a tutti gli altri che poverini non lo sanno o comunque non sono particolarmente avvezzi alla tecnologia. L'altra app che praticamente utilizzo sempre e che aggiorno ogni singolo istante si chiama Moneyfy ed è un'app di money management. Cosa significa? È un'app che ti aiuta a tenere traccia delle tue entrate e delle tue uscite. Ora, se hai un lavoro dipendente dove hai uno stipendio fisso, ovviamente il conteggio delle tue entrate e delle uscite è molto semplice ed è essenzialmente tracciato dalla tua banca. Se ritiri 200, se il tuo stipendio di 1000 euro è ritirato 200 euro, grazie al cavolo, ci sono entrati 1000 e ci sono usciti 200. Ma se hai un lavoro indipendente dove non hai entrate assicurate ogni giorno, magari te ne possono entrare 100 un giorno e rimanere a secco per 3 giorni, oppure 3000 un giorno, eccetera, eccetera. Oppure hai varie fonti, varie entrate e vuoi sapere ogni mese precisamente quanto ti entra e quanto ti esce, nei spostamenti della macchina, benzina, caselli autostradali, tutti, spesa, affitto, dei locali, commerciali, qualsiasi cosa tu la puoi segnare. In questo modo riesci a vedere a fine mese il bilancio, se è positivo o se è negativo. E puoi anche tararti perché poi dai le categorie, per esempio, se è uscito a mangiare fuori a cena, hai portato fuori la moglie, la ragazza, ok, allora vai a inserire che quella sera hai speso 50 euro,
nella categoria cibo ho mangiato fuori al ristorante. E alla fine del mese puoi vedere quante volte sei andato fuori a mangiare al ristorante. E magari se hai speso troppo, il mese dopo ti adatti e dici, ma magari stavolta andiamo fuori 2 volte in meno a mangiare al ristorante, così facciamo un po' quadrare il bilancio. È molto abile per chi non riesce bene a farsi i conti in tasca. Io pensavo di essere molto bravo, poi ho inserito quest'app e mi sono reso conto che non ero per nulla bravo. Per esempio, ero sicuro di andare in positivo in ogni mese, ma non sapevo di quanto di preciso. E questa era una cosa, sì, so che va bene, comunque non è che sto sotto i ponti, però non so quanto in effetti mi esce. Siccome uso tantissimo l'auto, bisogna sapere quanto veramente c'è di spese di gasolio, di benzina e comunque carburante in generale, di autostrade, poi c'è anche ovviamente la manutenzione dell'auto, tutti questi costi qui che bisogna assolutamente considerare, senza contare che poi se sei appunto un libero professionista tutte le tue entrate sono poi da tassare, quindi devi farti veramente bene i calcoli. In ogni modo poi una volta che hai finito i vari mesi puoi vedere anche a fine anno il tuo bilancio totale, Puoi vedere quali mesi hai speso di più, perché ci sono stati gli imprevisti e poi adattarti al prossimo mese. C'è la versione gratuita che praticamente non ha nulla che gli manca, se no la versione a pagamento che non ho, che costa qualche euro in più, dove hai altre categorie e puoi gestire altre cose che onestamente a me non interessa. Bene ragazzi, spero di esservi stati d'aiuto in qualche modo con questo video e niente, se si possono condividere cose belle è sempre bello farlo. Un salutone a tutti, ciao aglio!